eccomi. Qua grazie. Entrando al centro. Bene, qua grazie. Il centro. Grazie. Neri, sono qui, eccola là. Bella questa, Neri, questa, un secondo così. L'idea di avere due talenti come Neri e come Serena è una risposta molto bella a questo stimolo e a questo obiettivo che la RAI, che la RAI 1 ci sono dati in questi mesi. Beh, c'è in me una grandissima felicità innanzitutto di dividere la scena con Neri, con cui avevamo già girato in realtà una fiction anni fa, ci eravamo un po' persi quando ci siamo ritrovati sotto la musica, insomma tutto è magico, la passione che ci accomuna no, è anche questa, quindi ci divertiremo anche a dividere la scena, a fare delle cose insieme, poi vedrete, ma il sentimento che io provo è veramente una grandissima gratitudine per chi mi ha dato questa possibilità, quindi l'hanno Panic e la RAI, ma io sono orgogliosa veramente di essere qua perché è un sogno che si realizza da bimba, insomma uno cioè, a casa vedevo la TV con i miei genitori sul divano e sognavo lo show del sabato sera, adesso essere qui mi sembra stranissimo, ma sono orgogliosa perché tutto quello che mi è arrivato sempre in maniera pulita e trasparente e cristallina. Un lavoro chiama l'altro, almeno nel mio caso questo è successo, poi in un periodo in cui si sentono anche tante storie, oltreoceano, Hollywood, in cui la donna viene umiliata, insomma essere nel mio piccolissimo un esempio di trasparenza e di... no? C'è un messaggio bello, penso, per le donne, questo mi rende veramente orgogliosa e renderò orgogliosa anche i miei genitori sicuramente. Quindi io vi ringrazio e fate il tifo per noi, mi raccomando. Grazie Serena. Chiedo scusa, non parlo bene italiano. Sorry for that. No, sono contento che Rai 1 scelga noi giovani per questo esordio, perché torniamo a parlare normale. Ma sì, sicuramente la prima serata di sabato di Rai 1 è forse l'appuntamento più importante dopo Sanremo, no? Diciamo la massima visibilità. Non sono un frequentatore diciamo di questa fascia oraria, sono più sicuramente appunto i 10 anni a Rai 3, quella fascia pomeridiana, no? Con una nicchia tranquilla, mentre dall'altra parte c'era il 90° minuto, erano anche per certi versi meno responsabilizzanti, però a me piacciono le sfide, è il motivo per cui ringrazio appunto la direzione e la produzione per avermi chiamato a condurre insieme a Serena questa serata di Rai 1, mando le sfide, mi piaceva anche questa. E ci sono tanti ingredienti buoni, come diceva Vittoria, ritrovo anch'io appunto Serena, con la quale ormai 8-9 anni fa abbiamo condiviso un set, poi lei si sposava con Insinna, non so perché, mi lasciava con Ambra, sì. E comunque insomma ci divertiremo sicuramente a mischiare un po' le carte e anche a prenderci poco sul serio, questo è sicuramente un elemento importante perché ecco, non vogliamo fare i bravi presentatori, per quanto mi riguarda non ho nessuna intenzione diciamo di iniziare una carriera da bravo presentatore, anzi lo dico adesso, sarà l'ultima cosa che faccio, poi ho un orto nelle Marche, nella Marchigiana, perché se dovesse andare bene come tutti speriamo sarebbe bello proprio lasciare così nel momento perfetto sarebbe sempre il momento dell'apice, eh? E poi dopo vediamo se a febbraio vado a fare Festival Bar con Duccio, quello no? Era la cosa che stavate parlando, perché in febbraio succede quello, e quindi niente, poi anche una gratitudine personale con Andrea che prima di diventare Rai 1 ha sostenuto l'idea di mandare in onda un mio concerto appunto come cantante in versione inedita, era un 2 gennaio mi pare di 2 anni fa, per cui già soltanto per questo si era conquistato il mio affetto e adesso insomma torniamo qui a cantare. Siamo sostenuti da una grandissima orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino, non sono ancora qua ma insomma mi piace piacere ricordarli, poi ci sarà il balletto e quindi insomma il grande show di Rai 1, l'obiettivo è di fare le cose per bene e di divertirci, questo a
diciamo, da tutti gli altri aspetti che sono comunque molto importanti, nessuno vi trascura. Ecco, ma canterete anche voi? Assolutamente, certo. Sì. Non vediamo l'ora. Love me tender, love me true. No, vabbè, insomma, sì, canteremo sì, perché questa è stata la, diciamo, la merce di scambio, abbiamo detto sì, però ci fa cantare. Serena canta benissimo, io ci provo, insomma, però ci divertiremo. Mettetevi all'ascolto già alle 21:25 puntuali, perché lo show inizia subito, e quindi già da lì si vedono un po' gli ingredienti, sì. Tipo di approccio che abbiamo verso questo programma, e appunto nella presigla è stato fondamentale il suggerimento di Filippo Cipriano, che ha detto vogliamo partire con una cosa un po' diversa, e vedrete che in effetti non siamo molto abituati in Italia a questo tipo di inizio. La prima idea di base era di affidare questo nuovo show del sabato sera a chi non l'aveva mai fatto prima, o quantomeno non su Revolo. E quindi l'idea di fondo era utilizzare questa occasione, non ce ne sono tante in Rai e non ce ne sono tante su Revolo, di provare appunto a seminare per il futuro. La scelta di Neri è caduta partendo da questo, diciamo, da questo principio base, e poi perché comunque Neri è uno, come ha detto lei un istante fa, che di musica se ne intende come, oltre a conoscerla anche, diciamo, la pratica, e ci è piaciuta questa idea, l'abbiamo proposta appunto approfittando anche di una sua debolezza, perché era ad agosto, quindi l'abbiamo rilassato, forse non capiva fino in fondo, l'abbiamo anche fatto vedere prima di parlargli, lui ha accettato e siamo davvero molto molto. Mi limiterò a fare al meglio possibile il mio mestiere, quindi parlare di musica. Essere con loro è un piacere infinito, perché sono entrambi molto bravi e molto appassionati di musica, per cui non potevo capitare in una situazione migliore. Sarò la nota noiosa del programma, per cui con gioia prenderò questo compito che mi è stato affidato dal direttore della Lampanic con piacere. Penso, però, lo dico con orgoglio, la nota critica. No, trovo una cosa, facendo questo mestiere da più di 40 anni, sono felice che su Rai 1, in prima serata, non si ascolterà soltanto musica, ma si parlerà almeno un pochino di musica, di una cosa che credo faccia bene a tutti. In bocca al lupo anche a Duccio, che torna su Rai 1. C'è una squadra qui tecnica dell'auditorium che è di altissimo livello, quindi mi facilita parecchio le cose. La musica è tutta dal vivo e non è facile fare la musica dal vivo, 20 elementi d'orchestra, i cantanti sul palco, insomma c'è un grosso lavoro tecnico da fare, quindi lo dico adesso, li ringrazio adesso perché poi da domani mi odieranno, e quindi li ringrazio subito a tutti adesso. Dal punto di vista tecnico abbiamo una struttura di telecamere abbastanza standard, ma abbiamo delle trovate scenografiche che non vi voglio svelare per il gusto della sorpresa, ma che saranno da un punto di vista proprio visivo sorprendente. Quindi il gioco sarà proprio quello di riuscire a cambiare per ogni numero, dare un'atmosfera che sia adatta a ciò che stiamo raccontando.